Grazie. E non... Speriamo di riuscirci, ma non sarà facile. è vero, una legge dell'epoca del 2004 era e rimane tutto sommato abbastanza avanzata, benché purtroppo sia stata gravemente tagliacciata dall'intervento della Consulta, per cui molto poco, ahimè, di tanti articoli molto interessanti che c'erano. Penso soprattutto ad esempio a quell'articolo che prevedeva la possibilità per il compagno o la compagna di poter accedere a un ospedale, eventualmente in caso ce ne fosse bisogno, poter tranquillamente andare come sempre si fa con i parenti. Ecco, quello, secondo me, quello che particolarmente era avanzato, dava finalmente pari diritti a coppie non naturali, per usare quei termini che usano, no, sto citando coloro che fanno la teoria del gender, che è un attacco alla famiglia naturale, non mi faccio molestare. Ecco, lì insomma è stata gravemente tagliuzzata, come vi dicevo, ed è rimasta in buona misura per l'ultimo, questo devo dirlo. Tuttavia, una legge di principio che ci ha aiutato nel tempo a portare avanti qualche piccola azione, dico piccola perché ovviamente nelle intenzioni della politica, ma anche di noi funzionari, perché grazie a quella legge comunque è stato creato un ufficio apposito e noi insomma cerchiamo di poter fare la nostra parte pur con tante difficoltà. Ebbene, grazie a questa legge quante piccole azioni siamo riusciti a portarla avanti. Quindi, rispetto a quello che diceva Alice poco fa, fondamentalmente noi siamo i finanziatori di queste azioni, siamo coloro che le promuovono sul territorio, che cercano di selezionare vari progetti e poter dar loro gambe per poter andare avanti. Siamo anche quelli che ricevono, tante, anche noi riceviamo tantissime lettere di sfide, di varia natura, sì, è stato citato l'avvocato Amato, ma non solo. La cosa che colpisce, che mi ha fatto molto piacere sentire tutte le cose che sono state dette, perché effettivamente sono tutte esperienze che magari da un punto di vista diverso, Alice va in aula, altri appunto sono dei ricercatori, noi abbiamo un ruolo diverso, però anche noi abbiamo notato nel nostro ufficio come effettivamente ci sia proprio un'organizzazione dietro queste cose, cioè le lettere di singoli cittadini che sono praticamente la copia uno dell'altra, dimostra come proprio sì, veniamo tutti quanti noi accusati di essere parte di un grande complotto, mentre è sempre evidente che il complotto è dall'altra parte. Sono proprio quasi ciclostilate queste lettere. Cioè, quando sentivo poco fa parlare del citare l'articolo 3, il diritto all'educazione, solo l'educazione può avvenire solo in famiglia, ecco, tutti portano avanti questa proposizione in maniera anche cieca, a volte devo dire, cioè quando qualcuno che me l'ho provato ad argomentare, non ci sono argomenti, sono slogan, e questo che mi ha colpito e mi sta facendo veramente paura, perché con una persona cattiva ma intelligente può cercare di ragionare, quando di fronte, ma non voglio tracciare, io ne guardo, insomma se non mi metto al pari di certe persone, di stupidità, ma di ottusità, non voler capire, non avere contenuti, e ci fai male una guerra, cioè dall'altra parte non c'è voglia di ascoltare, non c'è voglia di capire, questo mi fa molto paura. Generalmente, insomma, con questo tipo di persone si fa male a ragionare. Comunque, ecco, questa norma che è rimasta dal vecchio, non dico letteralmente, ma in buona sostanza, insomma, buona parte di questa, ahimè, non abbiamo potuto portarla. Abbiamo cercato di fare altre cose, comunque, con la parte di legge che è rimasta in piedi. Abbiamo cercato di, attraverso l'associazione LGBT, di cominciare un po' a capire, neanche nel mondo, soprattutto nel mondo delle istituzioni, se vi fosse un po' di sensibilità verso questi temi. È stato creato l'Osservatorio Permanente contro Discriminazione, la cui gestione è stata affidata, a seguito dell'avviso pubblico, all'Avvocatura per i diritti LGBT, che subito ha cominciato a muoversi, presentandosi, facendo dei questionari presso diverse pubbliche amministrazioni, innanzitutto per capire se, ad esempio, in diversi comuni, piuttosto che abbiamo parlato con le prefetture, le province, insomma, se nei territori cominciassero ad avere un po' di notizie di casi di discriminazione, anche di casi violenti, insomma, di discriminazione, piuttosto che fenomeni di suicidio, come si diceva, se nei loro ordinamenti esistessero degli organismi di tutela nei confronti di discriminazione per orientamento sessuale, insomma, abbiamo cominciato, come dire, a cercare di seminare un po' di conoscenza in questo senso. Le risposte sono state abbastanza positive, devo dire, così come inizialmente, seppur timidamente,
che sono state abbastanza positive le risposte all'iniziativa che abbiamo preso nel 2013 di cominciare a entrare nelle scuole con il progetto Fobia Transfobia e Bullismo. Cioè, insieme all'ufficio scolastico regionale ci siamo fatti promotori presso le scuole per cominciare a portare questi contenuti. Ci sono fatte dire molte scuole. E solo dopo, appunto, mi torno a queste date che ci parla Enzo, piano piano questo movimento comunitario, solo dopo, inizialmente, grosse difficoltà, così come negli anni, invece, su un'altra legge che sempre l'ufficio gestisce, che è quella sulle pari opportunità, per capirsi, la cittadinanza dicendo, non c'erano mai state grosse difficoltà. Verso la fine del 2013, inizio del 2014, è cominciato tutto questo ballare. E quindi, ecco, c'è anche un po' sorpreso, devo dire, perché negli anni, grossi problemi non c'erano stati, anzi tante scuole, ripeto, al nostro invito avevano risposto, la mia docente avevamo proposto non ci sembrava neanche così particolarmente pericolosa, per usare i loro termini, insomma, avevamo coinvolto tutte le associazioni, questo è stato anche soprattutto un bel successo, perché poi tutte le associazioni finalmente avevano cominciato a lavorare insieme, non sempre era avvenuto nel nostro territorio, credo anche in altri, ma insomma nel nostro non era avvenuto. Si erano presentate le direzioni didattiche che quindi sono state, anzi, le scuole a chiedere, ok, sì, vogliamo lavorare su questi temi. Quindi sono stati incontrati i docenti, insieme a loro poi è stata fatta la progettazione del taglio, quindi prima si è partita una sorta di sensibilizzazione del corpo docente, insieme ai docenti appunto la progettazione del taglio e solo in quel momento siamo andati nella classe. Quindi solo in quel momento abbiamo cominciato a mettere le mani, come dicono loro, sui loro bambini. Solo in quel momento. Peraltro, appunto, giustamente prima veniva ricordato, ovviamente tutti i progetti sono stati approvati dai consigli di istituto dove siedono dei rappresentanti dei genitori, quindi non c'erano stati grossi problemi. Solo dopo, ecco, cominciato, ovviamente, chiaramente pilotato dall'esterno, appunto, quasi a ciclo stile, ad arrivare a tutte queste proteste. I genitori che sostenevano di non sapere, quale abbiamo ricordato, insomma. Consiglio d'istituto, se vedo che loro rappresentanti, hanno cominciato a girare tra i genitori delle mail in cui mettevano la gran paura, appunto si torna al concetto di paura e poco fa veniva espresso, gli stessi miei colleghi, io purtroppo non ho avuto la fortuna dal mio punto di vista di avere figli, ma i colleghi che ne hanno, loro stessi mi hanno ricevuto in quanto genitori, e quindi con figli dentro le scuole, di queste attenzione, fate attenzione perché se nei piani formativi vedete scritte le parole bullismo, genere, affettività e chi ne ha più ne metta dovete stare attenti perché gli omosessuali stanno entrando nelle scuole dei vostri figli e vogliono far diventare omosessuali. Questo è stato un po' il tipo di missile che diceva qualcuno ha scritto un po' meglio, ma alcune addirittura di queste terrore che insomma dire, potevano essere anche scritte un pochino più alte. E questo ha cominciato effettivamente un po' a rallentare il nostro lavoro. No, detto, sono un funzionario e non faccio il politico, però con un pizzico che posso permettere, ho cominciato a vedere un pochino più di timidezza. Tutti l'abbiamo visto, insomma, basta leggere i giornali, basta accendere la televisione. Quindi abbiamo cominciato a parlare, sì, di prevenire il bullismo, sì, anche un aprire verso una cultura di tolleranza, di apertura appunto verso accettazione delle differenze, sfumando poi sul tipo di differenze. È stata anche una manovra difensiva, cioè un tentativo comunque di voler continuare con il nostro lavoro, cercando in qualche maniera di allertare la violenza di questi attacchi. Effettivamente abbiamo continuato a lavorare, quindi abbiamo cercato di mitigare un po' i loro toni, cercando appunto di parlare in generale di accettazione appunto delle differenze, e abbiamo continuato così a lavorare appunto sempre con più difficoltà. La cosa appunto che mi ha colpito è che adesso, soprattutto, sull'altra legge che vi dicevo, la legge sulla cittadinanza di genere, tutti gli anni abbiamo legato sotto le province, qui la vicepresidente è testimone, per fare tutta una serie d'azioni, cioè conciliazione di lavoro e quant'altro, ma una delle azioni che sempre, storicamente, con le risorse di questa legge, è stata portata avanti nelle scuole, è stata quella della lotta agli stereotipi di genere. E malapena si parlava di stereotipi di genere uomo-donna, anche se in qualche caso, secondo me, molto opportunamente, anche prima sentivo chi
ha preceduto, che parlava di stereotipi in generale, appunto. In uno di questi interventi, personalmente sono andata anche a vedere, perché si svolgeva lontano da dove abito, c'era una ricostruzione dello stereotipo che riguardava anche la persona omosessuale, cioè come vedi l'omosessuale maschio? E i bambini più piccoli magari pensavano effeminato, con il rossetto, gli veniva invece giustamente opposto la fotografia di un maccione con dei fatti molto virili. Quindi si parlava giustamente di contrastare lo stereotipo. È cominciato anche su questo una battaglia tremenda. E in ultimo, in questi giorni, l'avete detto anche voi, appunto, chi vive in Toscana, hanno detto la favola gender di massa. Si trattava appunto di uno delle iniziative finanziate a valere sulla legge della cittadinanza di genere. È successo un bagliasmo, che questa madre, che sicuramente appunto apparteneva a questa teoria, di sua setta, perché vedete, sono una setta che pare addirittura scena di mai, per se è venuta su una scena maestra, e quindi Dio è entrata nello scuola in classe del figlio, mia figlia, l'ideologia genere, e poi appunto anche qui concordo con chi prima ha detto sono io a dire sulle mani ai nostri bambini, perché pare che la bimba sia stata tolta da un giorno all'altro da scuola senza neanche poter salutare i bambini amichetti e quant'altro, e trasferita in una scuola cattolica. E cosa c'era scritto in questi libretti? Erano due favole, nello specifico. Una parlava di un bambino a cui piaceva giocare con le favole, e l'ho anche voluto leggere, si sa mai, insomma, no? Alla fine abbiamo anche finanziato e leggevamo. Questo bambino piaceva giocare con le bambole, e niente, il padre non era d'accordo, perché insomma dice, ma poi magari ti prendono in giro, e anche gli amichetti o il fratellino, ora non ricordo, dice, ma se la femminuccia, se la femminuccia, insomma, questo bambino comincia a giocare a basket, però la nonna, e torno sulle pagine appunto la sensibilità femminile, insomma la nonna capisce che questo bambino può proprio giocare sulle bambole e gli regala una bambola. E lui è tutto contento, e il padre del bambino gli fa, ma che ti deve regalare una bambola? Loro lo prendono in giro, ma dove è? Se la sta cullando, da grande sarà un papà meraviglioso. Io dove sta il pericolo in questa favola? Sinceramente, da fare. L'altra, io commentavo con i colleghi, anche qui insomma un po' di women power, me lo permettete, si racconta la realtà in cui nella favola è la principessa che salva il principe, come spesso avviene nella vita, i maschi e i presenti. Insomma, questa principessa che salva questo principe, un po' eletto, il quale comunque alla fine è il momento in cui viene salvato, anche da obiettare sul modo in cui è vestita questa principessa, per salvarla, una serie di pensieri, era tutta stracciata. Quindi ha fatto, ma insomma, adesso la principessa si è pure vestita male, giustamente questa principessa col cavolo che se l'è sposato questo qua. Quindi, anche qui, tutti questi pericoli per la salute, per l'integrità dei nostri bambini, io sinceramente non li vedevo, ma è la riprova che si sta veramente diffondendo una fobia, e questo mi fa molta paura anche per la prosecuzione del nostro lavoro. Ripeto, vedo, devo dirlo, una certa timidezza da parte della classe politica nell'affermare certe cose, per quanto, ecco, in questa occasione di questa favola gender, che è stata così chiamata anche dai giornali di massa, mi ha fatto molto piacere vedere che il nostro presidente è intervenuto in prima persona sulla sua pagina Facebook, ormai in modo normale, molti dei nostri politici interloquire con le persone, e qui ha preso le difese dell'operato, insomma, non solo della regione, ma insomma, di chi poi ha portato avanti questo progetto, e ha dimostrato, parole anche molto forti, usate, insomma, che dall'altra parte più che pregiudizio si parla proprio di ignoranza. Questo mi ha fatto molto, 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 molto piacere. Tanto è vero che spero che presto possa andare avanti. Scusate, poco fa sono un paio di volte uscite per due telefonate, ma abbastanza importante, perché stiamo cercando di far approvare dalla giunta prima della fine dell'anno un paio di delibere, speriamo appunto vengano approvate, fino a quel momento insomma non sono che proposte da parte nostra, che riguardano una prosecuzione di questi progetti di prevenzione delle differenze nelle scuole. L'altra è più specificamente dedicata a quelli che sono i temi di cui stiamo parlando, quindi tornando alla legge 63 del 2004, cioè vorremmo, questo è il nostro auspicio, andare a rafforzare quelli che sono i legami e anche quindi poi lo scambio di buone prassi, comunque di fare fronte comune tra le pubbliche amministrazioni toscane che aderiscono alle leggi, mettendoci anche sopra qualche pochino di risorse per riuscire a fare qualche iniziativa.
Perché fare questo protocollo? Ci sembra importante perché alla fine in Toscana siamo diversi, se rappresentiamo quasi il 20% della rete. Siamo ad oggi 15 pubbliche amministrazioni, ne abbiamo già contezza che qualcun altro sta entrando. Quindi questo tipo di protocollo, che speriamo di avere finché la giunta non la approva, è solo una proposta da parte del nostro ufficio, speriamo che sia anche un modo per convincere altre pubbliche amministrazioni ad aderire. E qui poi penso che la vicepresidente può dire a qualche cosa, vuole essere anche un modo per cui, perché? Per dare uno staffettino a qualche invece di una pubblica amministrazione che recentemente ha deciso di uscire dalla rete. Perché no? E a questo punto ogni scelta ha delle conseguenze, ed è giusto che queste vengano pagate. Quindi questo è il nostro auspicio, abbastanza serenamente, peraltro, da persona che è in questo posto, e quindi sono ospito anche con un po' di campanismo. Noi davvero cerchiamo di andare avanti qui con le difficoltà che voi meglio di me conoscete. E anzi, queste occasioni sono importanti perché di nuovo ho imparato tante cose, alcune le conoscevo, altre le imparo oggi, ogni volta non si finisce di imparare, ma soprattutto mi date ogni volta, una volta che vado iniziative di questo tipo, quasi sempre più solide, sempre più coraggio per andare avanti, perché davvero ognuno di noi, Alice dentro le scuole, ma anche noi nei nostri uffici che cerchiamo di costruire, e Enzo lo pensava del suo lavoro, è sempre più difficile andare a costruire certi progetti, certe azioni. Per cui ecco, occasione come oggi, insomma, un po' di coraggio ce lo danno. E se soprattutto davvero, mi raccolgo un po' l'invito che mi ha fatto prima, troviamo un modo per contrastare questo tipo di paura, perché qui siamo al grido al complotto, ci mancano le scintille, no, ci mancano le scintille che possiamo a posto, insomma, ecco quando si parla di teoria del genere. Anzi, dicevo prima la vicepresidente Luci che c'è qualcuno addirittura, perché la parola gender, no? Al di là del fatto in termine straniero, qualcuno lo chiama addirittura gender, che fa ancora più paura. Paura queste robe, no? Insomma, veramente si è scatenato una paura e si sta ramificando, quello che mi fa paura si sta ramificando. C'è anche persone tutto sommato tranquille, che non hanno grossi pregiudizi nel modo di vedere, però mi sta diventando talmente un tormentone che adesso comincia a dire, eh sì, però che barba adesso parlare di questa roba, basta vedere che hanno ragione. Dobbiamo trovare un modo per contrastare, necessariamente. Quindi ecco, ditemi quali sono le iniziative che pensate di mettere in campo e per quanto è nelle mie possibilità, ovviamente, insomma, bene o male rappresento un'istituzione, ovviamente per quanto mi riguarda ci sto. Quindi,